locali prevede entro il 30 settembre una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e quindi una conseguente variazione di bilancio per garantire la salvaguardia degli equilibri finanziari stessi del bilancio. La delibera di variazione e di salvaguardia degli equilibri che oggi diciamo portiamo è una delibera abbastanza semplice come contenuto, anche se devo dire dall'analisi e dall'esame della delibera stessa emergono alcuni elementi su cui credo opportuna una riflessione. Emergono sicuramente alcuni elementi che sono elementi positivi, soprattutto per quanto riguarda la rideterminazione del fondo di solidarietà comunale, o meglio della quota del comune che alimenta il fondo, e quindi rispetto a quelle che sono le previsioni di bilancio emerge un saldo positivo per il comune di circa 4 milioni di euro. Questo è indubbiamente un elemento positivo perché sono maggiori risorse che il bilancio vede riconoscersi, sono risorse indubbiamente che consentano il miglioramento dei vincoli del patto di stabilità, e quindi da questo punto di vista non c'è altro che da registrare questo elemento come elemento sicuramente positivo. Fra gli elementi diciamo positivi si dà atto che rispetto a quanto previsto nel bilancio in termini di accertamento di entrate relative ai dividendi delle società partecipate, rispetto a 1 milione di euro del bilancio di previsione, siamo ad accertamenti pari a 1.494.258, quindi ci sono anche qui circa 500.000 euro di maggiore risorse. E riemerge sempre altresì che ad oggi, al momento, al di là delle vicende societarie non positive della CTT Nord, comunque non sussiste la necessità di procedere al ripiano di perdite o aumenti di capitale. Quindi anche questo elemento credo che sia un elemento positivo che vale la pena sottolineare, come vale la pena sottolineare che ad oggi nel corrente esercizio non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, cosa a cui purtroppo molti comuni italiani hanno fatto, e quindi questo comporta diciamo nessun onere in termini di oneri diciamo finanziari. Ed è un elemento sicuramente positivo, ma è altresì ancora più positivo che il Comune di Pisa non ha utilizzato in termini di cassa entrate a destinazione vincolata o a destinazione specifica, cosa che è consentita dalla legge, ma che comunque dà già un'idea, qualora lo si faccia, di una situazione di crisi finanziaria. Devo dire che come ulteriore elemento positivo, ma insomma programmato, di cui si dà conto nella salvaguardia, il Comune di Pisa nell'esercizio in corso non ha effettuato né intende effettuare nessuna accensione di prestiti, mutui e quant'altro, e quindi anche questo lo vorrei evidenziare come elemento politico positivo. Con la salvaguardia si rende dato atto che fino ad oggi abbiamo coperto e quindi tutti i debiti, riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si dà la possibilità anche mediante uno stanziamento aggiuntivo di poter procedere al riconoscimento che poi approveremo successivamente. Faccio altresì presente al Consiglio Comunale che risulta, e proprio questo è un ulteriore elemento positivo, disponibile dopo aver applicato 1.046.000 euro rispetto ai 7.210.000 euro, ancora disponibili da applicare 6.163.000 euro dell'avanzo di amministrazione. Avanzo di amministrazione sul quale decideremo in sede di assestamento al 30 novembre. E valuteremo se in relazione ai vincoli e all'andamento del saldo finanziario del patto di stabilità una quota possa essere o meno destinata al finanziamento degli investimenti, se una quota debba e sia necessario e opportuno destinarla a ulteriore riduzione del debito, quindi con riduzione degli oneri al titolo 1 per quanto riguarda il servizio del debito, o se mantenerla disponibile per eventuali future operazioni. Credo che su questo si debba intanto riflettere, ma che una decisione debba essere assunta non ora ma in sede, anche perché bisogna avere tutti gli elementi per assumere diciamo, la scelta credo
più adeguata possibile. E sul fondo di sanità comunale ho già fatto riferimento, al Comune di Pisa sono state assegnate dallo Stato 11 milioni e 928.000 euro, quindi quasi 12 milioni di euro. Il Comune di Pisa ha alimentato il fondo con 12.224. Quindi noi ad oggi siamo contribuenti netti, versiamo allo Stato quasi 296.000 euro. Questo da un certo punto di vista è un elemento, diciamo, di vano, nel senso che siamo una visione solidaristica, diciamo, del sistema degli enti locali, siamo contribuenti netti del sistema. Devo dire che è positivo che siamo in una completa autonomia finanziaria, quindi questo tra gli indici, diciamo, di valutazione del bilancio, l'autonomia finanziaria è sicuramente un indice positivo. Registro che purtroppo questo sforzo finanziario che il Comune di Pisa deve fare, lo deve fare perché molto probabilmente si deve far fronte anche a comportamenti meno virtuosi rispetto a quelli del Comune di Pisa, e che il sistema, diciamo, della finanza locale ad oggi purtroppo non prevede, diciamo, meccanismi premianti rispetto a comportamenti virtuosi, cosa più volte annunciata, cosa in parte fatta e poi ritirata, su cui credo sia necessario sollecitare e invitare il governo a procedere, perché credo opportuno che nella ripartizione delle risorse e soprattutto per almeno per il patto di stabilità non si possa prescindere dal rispetto delle regole che condivisi o meno, quindi comportamenti che devono essere indubbiamente virtuosi. Non credo che sia una politica condivisibile quella di porre in essere operazioni che poi portano a squilibri finanziari, pensando sempre che poi qualcuno, diciamo, ne fa fronte. Mi riferisco a situazioni che in questi anni si sono prodotte a livello di sistema degli enti locali, perché poi queste situazioni, come si vede, si riflettono anche sui comuni che sono virtuosi, che in qualche modo devono far fronte a contribuire all'alimentazione del fondo, diciamo, di solidarietà. Non sto sugli aspetti contabili che sono stati chiariti, perché non rilevano quanto questa voce del fondo è, diciamo, accreditata e addebitata sotto più voci, ma credo che questo sia un elemento, insomma, di contabile che non rileva. Quello che invece rileva è fare riferimento all'articolo 46, commi 9 e 10 del decreto legge 66 del 2014, che qualche novità, diciamo, l'ha introdotta, perché chiaramente questa, diciamo, operazione ha prodotto un taglio di 375,6 milioni al fondo, il famoso decreto legge teso a finanziare il bonus e ha prodotto nella ricerca delle fonti di finanziamento anche un taglio ulteriore aggiuntivo di 375,6 milioni di euro, che poi è stato con un decreto del Ministero del MEF ripartito sugli enti locali. Questa cosa ha un doppio aspetto negativo. Il primo, che vengono tagliati al Comune di Pisa 598.000 euro, che quindi si detraggono da quei 4 milioni a cui facevo riferimento. Il secondo, che questo provvedimento ci impone di fare corrispondenti tagli di spesa corrente. Chiaramente andare a fare tagli a un bilancio, diciamo, a settembre, voi capite che non è cosa semplice. Ci ho detto concretamente, poi alcuni comuni ho visto che non la rispettano questa norma, perché poi le norme che non prevedono sanzioni in Italia purtroppo, dico purtroppo, si tende a non rispettarle, anche questo è un elemento, insomma, discutibile, ma insomma noi la norma, pur non condividendola politicamente, l'abbiamo voluta rispettare, e quindi fortunatamente in base alla struttura del bilancio abbiamo articolato una serie di tagli che fondamentalmente consentono di mantenere comunque il livello dei servizi, specie quelli educativi, quelli sociali, del trasporto pubblico, quelli che hanno una ricaduta più diretta sui cittadini, e a mantenere anche impegni che abbiamo preso con la precedente variazione, cioè fondamentalmente contributi, per esempio, alla promozione sportiva, no? Che avevamo previsto, potevamo tagliarli, perché erano soliti in questi casi in taglia contributo. Siamo riusciti, diciamo, con un'operazione non semplice a riuscire a tagliare queste risorse. Fondamentalmente la voce più rilevante è quella relativa ai tagli inerenti agli incarichi professionali che erano relativi, diciamo, agli interventi di valutazione del rischio sismico, che però riproporremo, perché quella norma è curiosa, consente di riproporli sotto diversi
diversi capitoli, diversa tipologia di spesa, ma noi quello che ci interessa è il conseguimento del risultato, cioè fare le indagini, quindi con l'assestamento di novembre, anziché fare dei ricarichi professionali a professionisti singoli, faremo dei ricarichi, faremo delle prestazioni di servizio a società specializzate e conseguendo lo stesso risultato. Del resto credo sia troppo importante impegnare queste risorse su un versante come quello della scuola, dove credo che i cittadini abbiano diritto a conoscere quello che è lo stato di sicurezza sismico e avere le scuole con i CP, con i certificati di zona statica e con, anche perché poi queste indagini sono fondamentali ai fini dell'elaborazione sul piano di razionalizzazione della rete scolastica e sono fondamentali anche a assumere scelte di manutenzione a fronte dei promessi, ahimè ancora non erogati, fondi all'edilizia scolastica che il governo diciamo ha annunciato, che indubbiamente avendo un quadro conoscitivo, no, di quella che è la situazione dell'immobile si impiega sicuramente meglio rispetto a interventi manutentivi che spesso non sono, se non si ha un quadro conoscitivo puntuale, poi efficacemente spesi in un obiettivo di sicurezza che credo non che quelli di decoro, igiene, diciamo, pubblica e comfort funzionali siano meno importanti, ma insomma credo che la sicurezza rispetto alla normativa sia da mettere dal primo punto di vista. I recenti, il biennale rapporto di Legambiente che ogni due anni fa sul stato di salute dell'edilizia scolastica punta proprio per l'aspetto di sostenibilità e quindi gli aspetti anche di buona pratica, più versante del contenimento energetico, del risparmio, della fornitura di fonti rinnovabili, della presenza diciamo, di aree verdi adeguate nelle scuole, punta proprio a questo aspetto e devo dire che su questo tutto il sistema è messo male, ma non è che Pisa sia messa benissimo, ma dirà che è messa benissimo in termini di risorse che vengano impiegate, che mi vengano quasi brividi, quindi poi alla fine non sono molte queste risorse, quindi immagino quante ne impiegano comuni anche ben più grossi di noi, ma del resto in questi mesi di difficoltà finanziaria sull'anno in corso noi abbiamo cercato di indirizzare le proprie risorse disponibili e spendibili per il patto di stabilità su interventi di manutenzione della rete scolastica. Devo dire poi che la variazione prevede, l'equilibrio prevede anche una serie di altri movimenti. Si dà atto diciamo, sicuramente del rispetto diciamo, del patto di stabilità, anzi con la variazione rimanendo comunque un margine positivo tra entrate correnti e uscite correnti, si va a rafforzare e quindi a migliorare diciamo, il saldo del patto di stabilità. Gli elementi ci sono alcuni incrementi di spesa fondamentalmente legati all'eliminazione pubblica, mi sembra per 160 mila euro, ma sono relativi alla non ancora aggiudicazione della gara dell'eliminatore pubblica, quindi poi potranno essere recuperati in parte di eliminazione pubblica. 598 mila euro abbiamo tagliato anche la quota di IVA che a seguito dell'aggiudicazione della gara sui nidi si è reso disponibile. E abbiamo fatto un po' di spending su alcune utenze, manutenzioni, cioè ordinarie e quant'altro per arrivare a questi 598 mila euro. Per quanto riguarda poi la dinamica delle entrate, ecco, credo, appunto per dire, sì, ci sono questi 4 milioni di euro a parte 598 di tagli, però credo sia importante evidenziare e sottoporre all'attenzione del Consiglio anche una non favorevole dinamica relativa all'accertamento di alcune entrate correnti. In particolare abbiamo, certo se vado un po' a memoria, quindi qualche numero potrebbe essere non preciso, ma avete tanto le tabelle sott'occhio. 160 mila euro di minori entrate per quanto riguarda la restrizione scuola di servizi educativi e infrastrutturali della rete scolastica, fondamentalmente legate a un incremento delle esenzioni. Da questo punto di vista credo opportuno un'analisi puntuale di questo fenomeno e una verifica, cosa che ad oggi non è avvenuta, soprattutto per l'ultimo anno, delle dichiarazioni interne per verificare la veridicità delle stesse, perché questo potrebbe essere, no, un elemento. Sicuramente la crisi economica non è che non incida su questo fenomeno, quindi bisogna prenderne atto e quindi questo rappresenta un elemento di complessità, perché ovviamente la crisi porta maggiore necessità di interventi
sociali da un lato, ma dall'altro di nuove risorse per quanto riguarda i problemi. Quindi è chiaro che non è sempre facile trovare un punto di vista. L'altra variazione negativa è legata alle stazioni della strada. Abbiamo iscritto meno un milione di euro. Ricordo che il costruttivo già ha dimostrato una dinamica deficiente. Qui sicuramente ha inciso il decreto legge che prevede, che io non ho condiviso dall'inizio, perché che prevede il pagamento dello sconto del 30% se le sanzioni vengono pagate entro 5 giorni, quindi questo ha indubbiamente inciso sulla dinamica, ha inciso sulla dinamica sicuramente anche la crisi. E a mio giudizio, insomma ci vuole poco, ha inciso sulla dinamica anche un non, vista la vetustà e viste le esigenze manutentive, un non corretto funzionamento dei vari elettrici. Motivo per cui ho dato già a disposizione, oltre a chiedere un'analisi accurata della dinamica dell'entrata e della strada, sia la polizia municipale, perché potrebbe esserci un problema di rilevamento e accertamento dell'inflazione, è un problema di riscossione, quindi il fenomeno va analizzato nel dettaglio. Quindi sono in attesa delle relazioni sia della SEMI sia della Polizia Municipale. Ho già dato disposizioni al comandante, facendo già due riunioni specifiche, e al Pesano, che è il soggetto deputato, a provvedere urgentemente, immediatamente, nelle more di una revisione complessiva del sistema dei varchi elettronici, tesa anche a migliorare il controllo di quelli che non hanno permessi temporanei non residenti, che spesso hanno comportamenti non del tutto corretti, a intervenire immediatamente sulla manutenzione di quei varchi che presentano criticità, che onestamente ho visionato personalmente, perché ho preso visione delle fotografie, anche perché poi bisogna capire in effetti qualche problema c'è. Quindi questo problema vedremo se e come riuscire a correggerlo, ma credo che abbiamo già impostato una politica, diciamo, mirata per correggere questo effetto. Mi preoccupano i meno 300.000 euro di entrate in meno sull'imposta di soggiorno, nonostante gli accertamenti fatti con la Guardia di Finanza. Ho già convocato una riunione con i suoi aggregatori, avvisando che intensificheremo questa azione che deve necessariamente la SEPI e la Polizia Municipale rafforzare, e mi preoccupano i 300.000 euro meno di, e i 150.000 euro meno della quota perché del CIMP, in parte segno della crisi, ma su questo occorre un'analisi più approfondita e dettagliata, e mi preoccupa qualche risorsa in meno sulle azioni di recupero, in particolare credo della TAR, ex-TARS. Quindi a questo punto di vista è chiaro che questi elementi, diciamo, sono elementi che io ho fatto un'analisi anche di alcune variazioni e riequilibri che in questi giorni si stanno approvando in altri comuni, sono un po' in linea, diciamo, con la media del sistema degli enti locali. Quindi il problema della crisi puntualmente gioca una parte rilevante del fenomeno, però ci sono a mio giudizio criticità sul tempo della stessa giorno e sulle stazioni di codice della strada, e sulle, forse meno, ma valutiamolo, sulle le entrate relative al sistema educativo, da porre in essere, diciamo, a mio giudizio, un approfondimento di analisi e una presa di posizione correttiva. Devo dire, come elemento positivo della variazione, chiudo, e mi scuso per la lunghezza, ma credo fosse doveroso e dovuto, Presidente, 50.000 euro di maggiore stanziamento per il fondo sociale dell'emergenza abitativa come risposta, visto che le risorse erano di fatto quasi esaurite, vista la crisi anche all'ordine del giorno di questi giorni, fosse il minimo, diciamo, forse era opportuno anche stanziare qualche forza più, però il bilancio ad oggi non consente di fare sforzi ulteriori. Grazie.